Siamo qui alla rassegna della Mitro Editoria con Mara Di Noia, che è una vega chef, una veterinaria e una terapista alimentare, che oggi nella Zona Vegana Live ci presenterà il suo nuovo libro Ricette per la mia famiglia e altri animali. Per quanto riguarda il tema di questa rassegna, il tema di quest'anno che è in cammino, può dirci qual è stato il suo cammino all'interno di questo panorama? Io sono sempre in cammino. Il mio cammino è iniziato iscrivendomi alla facoltà di medicina veterinaria per amore degli animali e per tanti anni un po' smarrito questo amore, perché sono un medico veterinario ispettore, quindi coloro che si occupano di sanità pubblica e di controllo del cibo animale. E ho ritrovato questo amore pochi mesi prima della mia laurea, della mia tesi di laurea, smettendo di mangiare carne e cercando di rinnovare un po' questo amore che nel tempo si era perso. Quindi il cammino non finisce mai. Grazie mille. Grazie a voi. Siamo qui adesso con Carlo Prisco, avvocato, attivista, divulgatore e anche filosofo. Sappiamo che hai elaborato un'ideologia, ovvero quella del eusebismo. Puoi dirci, diciamo, le linee guida di questa ideologia è un po' quello che è anche il tuo cammino, no? Quello che si potrebbe definire un cammino indirizzato poi ad arrivare a questo eusebismo. Sì, ti ringrazio per la domanda ben articolata, perché effettivamente il punto focale è proprio il percorso che mi ha spinto a questo pensiero, che si è costruito negli anni, da quando ho iniziato da prima a fare volontariato in ambito animalista, a poi a diventare vegetariano e poi a studiare la questione proprio in quella che era all'epoca la mia tesi di dottorato, quindi quello che poi è diventato lo studio che ha condotto al libro Il diritto al vegetarismo. E qui mi sono confrontato in modo abbastanza approfondito, sistematico, con quei filosofi che avevano segnato un po' il percorso contemporaneo in Occidente del vegetarismo e del cosiddetto animalismo. E qui ho fatto delle riflessioni, perché se noi vediamo Singer, che è un po', diciamo, il precursore del movimento animalista contemporaneo, e poi Reagan, che è ovviamente considerato il padre dei cosiddetti diritti animali, troviamo però diversi limiti, diverse contraddizioni. Infatti, già Reagan ha sottolineato i limiti di Singer, Francione poi ha sottolineato i limiti di Reagan, e secondo me anche Francione poi ha dei limiti, insomma, nel senso che tutti questi pensatori hanno parlato di diritti degli animali o di necessità di rispettare, fa Singer, di liberare gli animali non umani, ma si scontrano poi con una definizione, cioè qual è l'animale non umano minimo da rispettare, cioè quello più simile all'uomo, quello che Reagan ha definito come il soggetto di una vita, quindi il mammifero oltre l'anno di età normalmente sviluppato. L'insetto ha uno spazio, ha un diritto in questa teoria. E qui mi sono accorto che appunto c'era un totale arbitrio, un arbitrio che Reagan è il primo a segnare con il suo termine di soggetti della vita, e che lui stesso definisce un criterio del tutto arbitrario, fittizio per così dire, e però poi alla fine non si arriva all'elaborazione di un principio al di là del quale non si possa discriminare. Si definiscono delle categorie generiche arbitrarie, ma poi si finisce, secondo me, per fare una discriminazione, perché se noi diciamo chi merita rispetto e chi sta in questa categoria, anche se la categoria è quella degli animali non umani, abbiamo dei problemi a definirla, ma soprattutto stiamo facendo una discriminazione, stiamo dicendo chi è fuori da questa categoria non ha diritto a rispetto. Perché non ha diritto a rispetto? Per esempio perché non ha un encefalo, non soffre, quindi se lo ferisco non prova sofferenza, ma questo è un arbitrio. E ci sono poi dei paradossi, come per esempio l'essere umano che, avendo perso ad esempio la sensibilità del corpo, potrebbe essere liberamente ferito o mutilato, no? Quindi in base a questi, diciamo, percorsi logici ho cercato di elaborare un pensiero che fosse, per così dire, universale. Quindi si può sostenere che la dieta vegana salva il mondo?
Ecco, in realtà io sulla dieta vegana sono un po' critico, nel senso che quello che io sono portato a sostenere è il fruttarismo o perlomeno il crudismo, nel senso che l'alimentazione vegana in sé per sé la considero una base di partenza, non il punto d'arrivo, perché in realtà noi poi ci siamo abituati a mangiare in un modo che non è corretto e che implica comunque un consumo, un utilizzo di risorse superiore al necessario e comunque non per così dire eticamente perfetto, per quanto poi si possa essere eticamente perfetto in una società come la nostra, però sicuramente il punto di partenza può essere il veganismo, ma bisogna essere consapevoli che essere vegani, mangiare per esempio il cibo cotto ma piuttosto che confezionato, comporta comunque dei danni che si potrebbero evitare, a partire dal fatto che la produzione industriale, che banalmente utilizza macchine e apparati industriali, ma anche coltivazioni industriali, nonché plastica e quant'altro per confezionare, e quindi utilizza un sacco di prodotti usa e getta nell'ambito poi della somministrazione della vendita di questo cibo, finisce per procurare un danno a tutti quegli animali che non ci mangeremo direttamente, ma che vivendo in natura vengono danneggiati dalla produzione industriale, dall'utilizzo del petrolio, piuttosto che di tutte le componenti che vengono sprecate poi per creare imballi, piuttosto che trasporti e quant'altro. Quindi diciamo, il veganismo va sicuramente sviluppato perché di per sé è un punto di partenza per il rispetto degli animali fondamentale, cioè non mangiarseli, ma che poi deve tener conto in un senso più ampio di tutti gli animali che non sono destinati al macello, ma che risentono della produzione industriale. Grazie mille. Grazie.